E allora adesso diamo la linea a Raffaele Gianzante per uno spettacolo che conosciamo tutti. Ok, giovane, vai. Sì, ecco, signori e signori, ecco a voi Fiorella Colombo, che in questo spettacolo meraviglioso sarà la rosa. La rosa. Oh. La rosa. Eh sì. E lui? Il migliore. Sì, sono. Giuseppe Pellegrini, che sì. Sarà l'aviatore. Sono i migliori di tutta la compagnia, però. Shh, ora non lo diciamo tanto forte, però. Gli altri. Sì. Stressa, Che fa il migliore? Il migliore conduce, canta, no, danza. Più che altro il migliore cade sulla testa della rosa. Cado. Perché durante lo spettacolo lui cade per la seconda volta. Se lui è l'aviatore. L'aviatore Antoine che cade per la seconda volta nel deserto. Sulla mia testa. Bam! Sì, sono precipitato e badabala. Ma cosa ci fa la rosa nel deserto? È scesa dal pianeta del piccolo principe, dove abitava insieme al piccolo principe, perché io ero la sua innamorata. Per andare a cercarlo perché non c'è più. Ma è tornato il piccolo principe? No, non è più tornato. E nel deserto chi ci trova? Chi ci trova? Una volpe! Una volpe! Oh. È un serpente! È un serpente! E poi, no, veramente questo l'ubriaco è uno dei tanti pianeti. Ma come sono la volpe? Ecco, l'ubriaco! Lei ha visto il piccolo principe per caso? Lei è proprio una bella rosa. Ecco, guardi, io però cerco il piccolo principe, mi ha innamorato. Oh, ma perché l'ho visto? Ecco! Signora, io sono il migliore, sì. Ecco, sì, sì. Migliore. Sì. Ecco la volpe. Ecco la volpe. Adesso lo fai qua a te. Ecco la volpe. Ma via. Incontro la volpe. Incontro la volpe. Che invece che aiutare questo povero aviatore. Lo vado a zannare, poi incontro il serpente. Io lo voglio avvelenare. Oh, vacci piano, serpentino, vacci piano. Beh, allora è allora il migliore amico. Cosa fa il serpente? Io vi posso portare in posti molto lontani. Con un solo? Mazzo. E quindi noi che vogliamo cercare il piccolo principe, ci facciamo male. Qua, sul braccio. Fanno male, sì, fanno male. Serpente... E questo morso velenoso ci spara nello spazio. E riusciamo a trovare tutti i pianeti. I pianeti del piccolo principe. Ma quello dell'ubriaco, non siamo amici, no, io sono solo uno preciso. Lui è l'uomo d'affari. Sono l'uomo d'affari, io non ho nulla a che fare con questa persona. Io chiedo scusa a nome assolutamente. Non tocchi, prego. E poi c'è il re! C'è il re! Il re, il lampionario, il geografo! Devono scendere dal pianeta! Stanno scendendo, sono me! C'è un re! E poi arriva il re! Sento bruciare! C'è la forza dell'insubordinazione! E poi il lampionario! La lampada! Vabbè, la lampada è sempre... E nessuno ha visto il piccolo principe! Il geografo! E gli esploratori! Vieni! Noi non siamo esploratori! Come? No, venga giù! Venga giù! Dove va il geografo? Dov'è? Sempre giù. E poi la vanitosa! Musa! Meravigliosa creatura! Miss Abruzzo! Insomma, nessuno sa dirmi dove si trova il piccolo principe. E poi il migliore, l'aviatore. Ciao, sono sempre il migliore. E anche lui, neanche lui. E neanche lui, a un certo punto l'aviatore non ma sti uomini, cosa fa poi l'aviatore? Cosa fa l'aviatore? E dice che non c'è più nulla da fare. Ma cosa succede alla fine? Che succede? Che il piccolo principe torna o no? Vieni a vederci! Qualcuno sa se il piccolo principe è tornato? Lo sappiamo noi. Il mio migliore amico. Lo sappiamo, lo ritroveremo. Nessuno lo sa. Dovete venire a vedere lo spettacolo. Il piccolo principe è tornato. Ma Rosa, noi chi siamo? Noi siamo i liberi tutti di Genova. Genova. Abbiamo messo in scena questa storia ispirandoci dal libro di Ennio Di Francesco, Il ritorno del piccolo principe. Dovete venire a vedere, mi raccomando. Grazie. Vi aspettiamo. Grazie, luce. Questo è uno spettacolo in cui invitiamo
genitori, nonni, è indirizzata alle famiglie che abbiano dei bambini e degli adolescenti e che quindi possano cogliere questo significato. Piccolo principe originario di Antoine de Saint-Exupéry. Poi c'è il ritorno del piccolo principe. Di questo il ritorno del piccolo principe noi ne abbiamo stampato un migliaio di copie. Questo è un libro plurisensoriale, cioè in varie lingue, e ne abbiamo dato di queste copie 500 ai ragazzi ammalati del Gaslini ed altri sono presso l'ospedale di Pescara. Sono tre. Il piccolo principe è tornato. Questo è l'elemento positivo che noi vogliamo dare, perché il piccolo principe è tornato. Il piccolo principe è tornato per dire agli esseri umani: guardate, state attenti, perché voi state distruggendo non soltanto la Terra e il globo, ma state disturbando il pianeta. Chi sono i piccoli principi e come un funzionario di polizia li ha conosciuti e li sta raccontando? Lei mi chiede chi sono i piccoli principi. È una domanda che già si pone in maniera abbastanza interessante. I piccoli principi sono ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha un piccolo principe dentro di sé. E quindi sono coloro che in qualche maniera vengono a ridarci uno stimolo a ritrovare quel piccolo principe dentro di noi. E quindi un funzionario di polizia gli dice: sì, mi sono chiesto anch'io perché. Un funzionario di polizia, tra l'altro anziano, gli è venuto in mente di fare una cosa di questo genere. E lo dico perché, vede, mentre noi in questo momento parliamo di tutto il mondo, parla di pace, nel frattempo che cosa succede? Che la guerra è dappertutto. E quindi i piccoli principi sostanzialmente vengono sulla Terra, questa è la trama un po' del libro che mi è stato in qualche maniera ispirato, vengono sulla Terra per far sì che la Terra, gli umani, i cosiddetti Homo sapiens, ritrovino un po' loro stessi. Che era stato un sogno,
un'allucinazione, un delirio, mentre stavo male. Io l'ho morso, io l'ho domesticato. Io l'ho dimenticato, cioè rimosso. Il piccolo principe non è mai esistito. Ah, no. È come se era vivo. Ma poi se n'era ripartito. Parli della sua dipartita? Non provarci nemmeno, lui era il mio migliore amico. Basta! Io sono guarito! Ho fatto tanti anni di psicoterapia e ho ripetuto 1000 volte a me stesso. Antoine, stai coi piedi per terra e credi soltanto a ciò che è reale. Ma voi siete reali? Certo! Ridete pure con me! Non sento! Deve essere un sogno! Datemi un pizzicotto! Datemi un calcio! Un pugno! Una spina va bene! Una zampata, un morso! Ok, siete veri! Verissimi! Sì, ma dovrebbe esserci con voi il piccolo principe! Dov'è? Dice testualmente, Antoine de Saint-Exupéry. Se un giorno un bambino vi viene incontro, se ride, se i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Scrivetemi subito che è tornato. E questa è una frase che lui scrive nell'ultima parte del libro che è rimasta, era sfuggita anche a me. E quindi mi sono detto, ma che cosa è successa? E da lì nasce la storia. Cioè il piccolo principe probabilmente è tornato dalla sua rosa, il serpente lo ha aiutato a tornare. E da lui... Da lì vede però nel tornare che questa terra sta, non soltanto si sta autodistruggendo attraverso violenze, ma sostanzialmente sta disturbando il cosmo. Per cui torna il piccolo principe, qui il mio libro viene, torna il piccolo principe per fare che cosa? Per ammonire l'Homo sapiens a dire ma guarda che tu stai distruggendo la terra e io ti porto un dono. E il dono che cos'è? È una scatola, il no odio, in cui dentro ci sono una lacrima di una Madonna che lui incontra, c'è un albero, un seme di albero della pace, eccetera, è una lacrima. E quindi dice, uomo, tu dovrai per salvare. Grazie di nuovo, adesso però vorrei una cosa, che cantassimo tutti quanti insieme, perché voi siete il futuro, voi siete il presente, voi siete coloro che riporteranno questa società smarrita a riflettere su se stessa. E quindi canteremo adesso tutti quanti insieme, voi avete sentito delle frasi importanti, che sono, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile, agli occhi e l'altro tutti i grandi sono stati bambini però lo hanno dimenticato, per cui adesso facciamo il nostro inno e l'inno dei piccoli principi che canterete tutti quanti insieme bene. Prego. Grazie ancora. Bla 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 b
caduto dal cielo. Su queste enormità. La professoressa giusti dal fondo di salire su palle. Mi fanno cose brutte. La cena da che il cosmo osserva.
voi, costruite muri tra le persone, senza pensare al cuore. Bruciano foreste, la terra muore, non fa più rumore. Bla 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 bla. E noi piccoli principi siamo dentro di noi. E bla 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 bla. E noi piccoli principi siamo dentro di noi. Piccoli principi, siamo dentro di noi. Arrivederci e viva la pace.